E rieccoci di nuovo al centro del parco. Allora, Cochina. Ehi, che cos'hai qui, Crash? Non lo so, perché c'è un tizio davanti. Perfetto. Così dimostrerò a quella stupida smorfiosa di Nina chi è la migliore. Cioè, ora finalmente riusciremo a fermare i cattivi con questa macchina. Bella questa verde. Questa mi piace. Molto carina. Mi piace, è un verde mela verde. Bella, bella, bella. Allora, Ngigi, siamo a posto io e te? Grazie. Finalmente sono bello come sento di essere. Balla con me? Balla la danza della gioia. E ho anche l'accessorio perfetto. Una macchina potentissima da portare. Che spero sia quella che vi dicevo l'altra volta. Quella bianca, buona nelle acrobazie. No, non è quella, però un po' strana, ma ci sta, bella. Ok, patatina, ciao. Bene, bene, Crash, tu sì che sei uno zuccherino. Che zuccherino. Ora posso davvero battere quegli odiosi leccapiedi di Cortex. Uh-huh. E forse dovrei darti una piccola ricompensa personale. No! Pacoto, che cosa vai a dire in questi giochi? Bella però, bella, questa è carina. Preferisco quella gialla, però anche questa non è... Questa è molto gangster, molto centro questa macchina. Cortex, tu quale macchina mi sblocchi? Ce l'hai fatta! Mi hai portato l'ultimo pezzo che mi serviva. Crash, quanto sei tonto! Con quest'auto vincerò i diritti sul parco e distruggerò tutti i bandicoot così stupidi da osare sfidarmi in pista. Vabbè, tanto. Eccolo, l'ha fatto finalmente. Bella questa. Anche questa molto centro. Centro 1 questo stile qua. Mentre quella di Pasadena direi più centro 2. Bella, mi piace. Allora, adesso abbiamo Ninuzza. Ciao. Cosa? Vuoi che ti preghi in ginocchio? Cerca lavoro per Nina. Ah, perché non era qui, perfetto, dobbiamo andare nel prossimo mondo. Ok, ok, pensavo di averglielo preso. Però abbiamo tutte le uova che ci servono. Oh, grazie ragazzo, grazie tante. Stu non si dimentica delle promesse fatte, mi spiego. Vai nel garage, Stu ha una bella sorpresina in serbo per te. Eccola qui la macchina. Yeah! Bella, bella questa. Bella, bella, bella. L'auto di Crash è stata sbloccata. E allora andiamo a T-Rex. Da bambino a me parevano lunghissimi sti livelli. Non so perché, ma mi sembrava di metterci un'eternità a farli sti livelli. Invece siamo già al secondo, anzi alla terza mappa ormai. Siamo già alla terza mappa, è incredibile. Boh, forse perché da bambino mi piaceva perdermi in giro a caso, girarmela. Calmo. Non riesco a passare. Ok, perfetto, grazie. Vieni qui. Perfetto, ecco fatto. Quelle poche monete che possiamo raddoppiare, almeno le raddoppiamo, dai. Di qua, vai, 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 sbrigati. Corri. Quali orrori vi attendono ancora? Bestie feroci e vulcani infuocati! Provate a raggiungerla questa vittoria! Anche se il rischio è finire mutilato. Madonna! Questo mi ricordo che mi piaceva come livello, ma non mi ricordo nulla. Fa venire i brividi! Ma non lasciate che vi tocchi. Bene, amici sportivi. Non lasciate che vi tocchi. All'alba della storia del nostro pianeta. In questo mondo brutale, i concorrenti dovranno affrontare piste primordiali come la corsa del carburante fossile, la pista primitiva e la pericolosissima ghiaccio bollente. E c'è anche un'arena di guerra per testare le vostre abilità. Ok, grazie. Ah, è finito il bonus, vero? Che palle, vabbè, non importa. Ma... Perché? Perché queste cose? Ehi, Crash, vieni ad aiutare Crunch. Qualche idiota mi ha rubato l'orsacchiotto rosa. Crunch non riesce più a dormire senza orsacchiotto. Trovalo! Ti darò un cristallo di quelli che ti piacciono, bello brillante. Va bene? Ok.
Mancatissimo. Preso. Che tra l'altro appena scoperto, no, appena, già l'altra volta ho scoperto un piccolo trucchetto per avere almeno un paio di monete extra quando combatti i pinguini. Ovvero quando stanno per scomparire devi ancora colpirli. Se li colpisci ancora ti droppano almeno una o due altre monete. Vediamo se... Perfetto. Calmo. Ok, non doveva succedere questo. Che tra l'altro c'è un cadavere di un Bandicoot qui. Ok, vediamo cosa c'è qua sopra. Ovviamente un po' di monete. Qui vicino c'è un indicatore di morte. Quale può essere? Ok, perché mi ha zoomato di qua? Forse perché intende che devo arrivare fino a lì? Può essere. Comunque, c'era un indicatore di morte che credo sia proprio questo. Non toccare. Buono gelato. Scatole con sorpresa. Allora, calmi tutti. Allora, fammi vedere. Voglio vedere cosa c'è qua sopra. E che non lo sapevo. Non lo sapevo, secondo te? Non sono più un bambino che arriva, rompe tutte le scatole che vede. Rompo ancora le scatole, quello sicuramente. Calmo. Ecco fatto. Aspetta. Ecco fatto. Dovrei, ecco, aver preso un po' di monete, dai. Non vedo. Non vedo. Ah. Preso. Ecco qua. Come vi ho detto, due in un colpo. Monete extra. Allora, iniziamo prima di tutto a vedere tutta quanta la mappa come nostro solito. Qua siamo ancora nella zona giurassica. E da questa parte invece arriviamo alla zona era glaciale. Io me lo ricordo bene o male. Allora, fra i livelli che mi ricordo di più ci sono questo qui. Non riesco a scendere. Allora, calmi tutti. Ci sono questo qui dei... Cosa sta facendo quel pinguino? Della preistoria, comunque, del viaggio nel tempo. E l'ultimo livello, quello del viaggio nello spazio. Sono i due livelli che, bene o male, mi ricordo un po' di... un po' di più. Ok. Vediamo, eh. Ce la facciamo, dite? Dubito. Non credo che ci arriviamo con un volo solo da qua. Mi sa tanto che non ci arrivo. Ecco, lo sapevo. Volevo sperare che quella zona lì fosse solida, ma... Non sono sicuro che il gioco prevedesse un salto del genere, ma... Sinceramente... Oh, ma speravo fosse la zona di morte, invece era... Era un po' più in qua. Vediamo. Credo di dover cadere lì nell'acqua. Ah no, c'è questo. Aspetta. Preso. Non vedo. Grazie. Allora. Clink. Credo di aver trovato la copertina di questo episodio. Non so perché questa scena mi piace... abbastanza, devo dire. Mi piace abbastanza, dai. Grazie. Dov'è finito il pinguino? Boh, non lo so. Comunque, finiamo di esplorare. Calmi tutti. Finiamo di esplorare tutta la zona. Calmo un attimo. C'è qualcosa qua sotto o è solo la telecamera che fa schifo e continua a spostarsi? Credo non ci sia nulla sotto. Comunque, calma. Basta muoverti. Ero totalmente convinto che cadere qua dentro fosse un'azione di morte, comunque.
Basta, telecamera di merda. Allora, fammi vedere. Prima di tutto, tu vorrai 1000 monete, no, sicuro. Cosa stai pensando? Stai pensando? Ecco uno degli operai di Von Klutsch. Di sicuro ha un cristallo del potere da vendere. Beh, è così. Sì, ce l'ho, ma non c'è bisogno che tu faccia il cretino, cretino. 1000 monete, va bene. Allora, aspettiamo un attimo prima di comprarle. Di comprarli il cristallo. Allora, ecco qua. Allora, pista numero 1. La corsa carburante fossile. Ok. Qua ci sono un po' di pinguini. Presi tutti. Ecco fatto. Ed è così che si diventa milionari, colpendo pinguini innocenti. Innocenti un paio di palle, visto che per qualche motivo in questo parco giochi ci sono dei pinguini ninja che cercano di ucciderci. Tu ti dovevo interagire, sì. cibo da galera. È stato molto divertente. Più che altro i suoni mi hanno divertito. Mi hanno divertito molto. Mille? Signore, mi scusi. Penso di avere qualcosa che può servirle. La prego, signore, ha qualche soldo per un affamato studente universitario? Signore, niente? Monete, oh no. Un piatto di pasta? Posso darle questo cristallo del potere coperto di... No, ma allora, io da bambino queste cose probabilmente ci ridevo sopra, ma adesso sono terribili da sentire queste cose. Uno, perché sono abbastanza veritiere. Due, perché capisco che stanno prendendo in giro una, come posso dirla, una scena abbastanza, non ti dico tragica, ma tragicomica. Dio mio, lo studente universitario fuori sede che comunque... Ah, ok, no, pensavo già zona segreta. Lo studente universitario che è senza un soldo. Diciamo che è tragicomica comunque come situazione. Allora, finiamo di rompere tutte quante le casse e continuiamo l'esplorazione. Allora, per proseguire basta salire qua sopra, perfetto. Io però prima vorrei finire tutta la zona dei dinosauri. E là sopra c'è la bambola. Là sopra c'è la bambola. Fammi vedere se ci arrivo da qua. No. Ok, da qua non ci arrivo. Perfetto. Allora credo di dover fare un po' di lavoro manuale. Esattamente. Allora, se passiamo di qua, andiamo su un altro geyser. Ecco fatto. Che tra l'altro, aspetta, c'è anche un altro tizio là sotto che possiamo raggiungere volendo, anche saltando da qui. Ok, allora facciamo un attimo le cose con un attimo di logica. Ecco qua, vieni qui tu. Preso, ecco fatto. Allora, dobbiamo raggiungere la bambola qua sopra. Ecco qua, prendiamo tutte le monete che ci servono. Ok, non ti bloccare. È apparso un altro geyser che in teoria ci dovrebbe far saltare. Vediamo subito. E sono caduto. Allora, ecco qua. Ci dovrebbe far saltare, dicevo, là sopra. Vediamo, ce la dovremmo fare. Perfetto, allora. Allora, prima, ecco qua, grazie. No, non si fa così, maledizione. Questi giovani d'oggi non hanno rispetto per noi anziani. Allora, andiamo a prendere anche queste casse. Ecco qua, vieni qui. Mi sembra tutto più velocizzato ora che ho preso il frappè comunque. Boh, a caso, totalmente. Allora, uno. Ok, avrei dovuto... Ah, ce l'avevo fatta.
Ok, aspettiamo un attimo qui a questo giro. Uno e due. Ecco qua. Qual è la prossima? Questa qui. Poi c'è questa. Che tra l'altro mi chiedo se... Forse in realtà no, forse mi sono già risposto. Ma mi chiedo se in questo mondo, a parte le missioni tipo di Crunch, che è già qui, e Nina che vuole il lavoro, ci siano altre missioni da fare. Ma credo di no. Che cosa si è attivato? Non so cosa si sia attivato. Grazie delle monete. Vieni qua. Perfetto, vediamo cosa vuole lui. Saluti, Crash Bandicoot del futuro. Saluti. Questa è la pelliccia del tuo bis nonno, Grunt Bandicoot, dell'era preistorica. Te la darei, ma mi serve un trattamento al Botox. Paga il costo in monete Wump e io ti darò la pelliccia. Va bene, con quale lentezza me lo dici però? Grazie. Allora, con calma, con calma. Cerchiamo di non prendere troppe monete. Ecco fatto. Ecco qua, grazie. Continua, sbrigati. Dobbiamo raddoppiare tutti i nostri guadagni. Vieni qua. Uno, due, ecco fatto. Uno, due. Grazie. Grazie, tizio nascosto. Qua non c'è nient'altro. Dove vai? Dove è andato? Allora, aspetta. Niente, non ci sono arrivato. Più che altro non ho capito cosa ha attivato questo pulsante. Comunque dobbiamo rifarci il giro ora. Però prima dobbiamo fare questo. povero engine. Comunque stiamo attenti al basilisco del serpe verde. Andiamo sopra questo di geyser, che è solo... Oh, c'è la gallina qui. Dicevo, è solamente un trampolino. Va bene. Nella zona preistorica abbiamo preso tutto? Penso di sì, a parte quella zona là sotto. Va bene, addentriamoci dunque. Anzi, va bene dunque, addentriamoci nella zona ghiacciaio attivo. Che è successo? Che succede? Che fa? Non so cosa stia per succedere in realtà. Andiamo di qua noi. Anche se prima forse dovrei scendere a prendere tutte le monete. Sì, potrebbe essere un'idea. Allora, con calma. Grazie del doppio delle monete. Siamo già quasi a 6.000 monete. Allora, con calma. Non voglio... Ecco qua. Non volevo saltare sul geyser perché, ecco, sapevo che mi avrebbe rimandato qua sopra. Ecco fatto. Vabbè, abbiamo sfruttato bene o male il geyser. Dove vai? Dove vai? Fermati lì. Preso in pieno. Ecco qua. Qualche monetina extra. Lanciamo un coltello addosso a sto tizio. Qua si poteva entrare? No. Pensavo che era una lastra di ghiaccio, invece no. Adesso gli penso io. Vabbè, si diverte con poco, Crash. Qua si moriva elettrificati? No, ok. Ora che abbiamo preso i soldi, possiamo proseguire da questa parte. Però lì c'è un frappe Wumpa, quindi io la farei così. Farei così. Passiamo prima. Dai. Da questa parte. Ecco fatto. Non combattiamo neanche contro i pinguini. Uno, due. Ecco fatto. Allora,
Vieni qua. Grazie del doppio delle monete. Preso. Un altro è caduto. Tu cadi di sotto. Vieni qui. Dove è andato? No, fermo. Preso. Perfetto. Oh, non saranno tante monete, però abbiamo raddoppiato una bella cifretta. Non l'avrò sfruttato al 100%, però sono contento del risultato. C'era ancora, ecco, un pinguino che era sfuggito al mio massacro. Vediamo. Qua non c'era nient'altro, vero? Penso di no. Allora, prima di tutto andiamo ad aiutare il piccolino, che non penso abbia bisogno del nostro aiuto in realtà. Oh no! Ma vaffanculo! compassione, lo so. Non sempre la compassione porta bene, Crash, mi dispiace. Allora, i primitivi sbloccata. Ecco fatto. Dove vai? Allora, qui me la ricordo che c'è una delle morti. Me lo ricordo perché questa morte è una delle ultime che avevo fatto quando ci ho giocato da bambino, perché non so perché l'avevo saltata. Beh, povero Crash. A nuoto. Allora, Vediamo. Qua c'è pinguino. Non sono riuscito a prenderlo con 14 salti che ho fatto. Allora, qui che cosa abbiamo? Qua c'è la salita dove si sale una volta caduti. Uno, due. Non ci sono arrivato. Perfetto. Allora, scendiamo di sotto dopo esserci rotti le gambe. Ecco qua. Allora, qui che cosa abbiamo? Ah, c'è una salita nascosta, sembrerebbe. Allora, qualcuno faccia scendere quei macigni, per favore. Ecco qua. Allora, qui non è tanto difficile, secondo me. La tele... cioè, però... cacchio, è difficile. Uno, i tempismi, e due, la telecamera in questa zona è veramente orribile. Dai. Ok, perfetto. Sali su, per favore. No. Dio mio, Crash. Tu sei impazzito. Pazzo bastardo. Allora, di qua torniamo indietro. Lì c'è un cristallo. Perfetto. E qua, in teoria, dovremmo sbloccare un nuovo shortcut. Ale! Questo shortcut, tra l'altro, me lo ricordo. Ciucca ciucca bomba. La scorciatoia segreta dei primitivi. Allora, calmi tutti. Come raggiungo quel cristallo? Bella domanda. Come raggiungo queste monete? Seconda, bella domanda. Uno, due, non ci arriverò mai. Perfetto, forse. Ripeto, forse. Ah, questa qui ci arrivo alla fine. A quel cristallo lì ci arrivo alla fine. Ne vuole 12. Ok, con calma. La salsa piccante. No, forse sai che ci arrivo già adesso. Vediamo. L'arena di guerra, festa dell'estinzione. Vediamo. Forse... ecco qua, allora, con calma. No, sai che forse lì ci arrivo. Bene. Dicevo, forse lì ci arrivo col cacchio. Ci arriverò probabilmente o dall'altro lato o facendo il salto sopra la pedana. Intanto noi cadiamo di sotto. Allora, proseguiamo invece nella zona artica. Ecco qua. Allora, tu che costume mi vendi? Spero che sia quello per Nina. Ecco qua.
Vieni qui tu. Preso in pieno. Vediamo, vediamo, vediamo. Aspetta, cosa? Qualcuno è in pericolo? Non vedo. Ok, non è successo niente. Vuoi che dia un lavoro a quella ragazzina Cortex? Oh, senti, non do lavoro a tutti quelli che me lo chiedono. Dovrai scucire una camionata di soldi se vuoi che assuma quella strana ragazzina. È l'Italia questa, per caso? 1500 monete, Ok, questi dovrebbero essere abbastanza per farmi dimenticare i miei principi. La tua amichetta ha un lavoro. Istis Italia? Ok, abbiamo sbloccato il costume da fasty food. Mamma. Un bocconcino. Allora, qua si sale? Qua non si sale. Allora, con calma. Ok, allora. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, lì si è sbloccato invece il, come si chiama, la neve che stava cadendo, in sostanza. Prima di andare di là, allora andiamo su questo pericolosissimo puzzle, che sono appena riuscito a morire perché non sono riuscito a colpire un pinguino. Che dov'è finito? Ecco qua, dammi tutte le monete che hai. Questa è una rapina, pinguino. Che tra l'altro io questo questa zona qui pensavo fosse sottoterra. O meglio, un mio ricordo mi riportava che fosse nascosto tipo sottoterra. Non so perché. Ecco qua. Ecco fatto. Cioè mi ricordavo che era in una zona comunque coperta. Quello sicuramente. Non mi ricordavo che era qua. Ghiaccio bollente. Ottimo. E qui abbiamo una scena. Ma dai. E sei furbo anche tu, però. Adesso ti mangio. Non male. Piatto freddo. Allora, cerca di non cadere, per favore. Che mi sa che qua, eccolo, c'era l'inghippo. Arriviamo al cristallo. Vediamo, vediamo. Forse ci arrivo con un salto da qui, però non mi fido. Ok, sì, invece mi sa che ci arriviamo proprio da qua. Dobbiamo prendere l'angolazione giusta. Mi va bene che sono morto. Mi va bene perché se fossi atterrato avrei dovuto rifare il giro. Allora, 1, 2 e 3. 16 cristalli. La mappa l'abbiamo finita tutta. A parte che c'è ancora un pinguino vivo che deciderà di salire. Direi di no. Vieni qui. Grazie dei soldi. E ora possiamo risalire da questa parte. Io non mi ricordavo che la valanga ci sbloccasse qualcosa, però tanto meglio per noi. 17 cristalli. Oh no! Poverino. Cubi di Crash.